Nel video precedente abbiamo sviluppato questi ragionamenti, e cioè che un qualsiasi circuito percorso dalla corrente elettrica viene attraversato dal flusso magnetico autoindotto del proprio campo B. Il circuito è attraversato dal suo stesso campo B. Poi abbiamo fatto vedere che questo flusso autoindotto è proporzionale alla sua causa, cioè la corrente che scorre nel circuito. La costante di proporzionalità è l'induttanza e l'abbiamo calcolata per una spira e per un solenoide. Ora spieghiamo qual è il significato intuitivo dell'induttanza. Lo anticipiamo subito. L'induttanza rappresenta quanto fortemente il circuito reagisce alle variazioni della corrente che vi scorre. Infatti sappiamo dalla legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz che ogni volta che cambia il flusso magnetico attraverso il circuito, soprattutto se queste variazioni sono molto rapide, allora il circuito reagisce generando una forza elettromotrice indotta, che in pratica è un campo elettrico di tipo rotazionale lungo tutto il circuito. Questa reazione del circuito, cioè la forza elettromotrice indotta, si ha anche quando varia l'autoflusso magnetico, cioè il flusso magnetico autoindotto. In questo caso la reazione si chiama forza elettromotrice autoindotta. Sostituendo al flusso autoindotto l'espressione LI, che abbiamo dimostrato prima, la FEM autoindotta diventa meno LI punto, cioè la rapidità di variazione della corrente elettrica. Dunque, se si modifica questa corrente elettrica, per esempio alzando abbassando la manopola dell'alimentatore che alimenta il circuito, e quindi andando a modificare il flusso magnetico autoindotto, allora il circuito reagisce a questa variazione di corrente generando la FEM autoindotta. E questa FEM autoindotta è tanto più intensa quanto più è grande non solo la rapidità di variazione della corrente, ma a parità di rapidità di variazione della corrente, la FEM autoindotta è grande se il circuito ha una grande induttanza. Per esempio, un solenoide reagisce molto più violentemente alle variazioni di corrente piuttosto che una spira, perché ha un'induttanza di 5 ordini di grandezza più grande. Dunque, a parità di rapidità di variazione della corrente, il circuito reagisce tanto più violentemente quanto più è grande la sua induttanza. Le spire, che hanno L trascurabile, in pratica non reagiscono per niente, invece bobine e solenoidi reagiscono in modo importante. Quindi il significato intuitivo dell'induttanza è la reattività, per così dire, con cui i circuiti reagiscono alle variazioni della corrente che vi scorre. Per amplificare l'effetto dell'autoinduzione bisogna quindi aumentare il valore dell'induttanza, e si può fare prendendo un solenoide che ha un grande numero di spire e quindi una grande area, una grande superficie efficace per il flusso. E poi conviene inserire nel solenoide un nucleo d'acciaio per amplificare l'intensità del campo B e quindi per amplificare il flusso. Vediamo infatti che nella formula dell'induttanza di un solenoide è presente μ0 nel caso del vuoto o dell'aria, ma questo valore poi cresce anche fino a centinaia di volte nel caso di un materiale ferromagnetico.